Incredibile, ragazzi, c'è Dani che lavora tantissimo ultimamente, sempre al computer. Non fai vedere cosa No, no, stai ma facendo. sempre lì. Ma Dani, ma scusami, ma stavi mangiando? Ascolta, ma adesso vedi l'orario in cui stiamo registrando, sono 12 e mezza. Ho capito, i pasticcini alle 12 e mezza? Insomma, io uso tutto quello che mi mette a disposizione La la redazione, redazione. certo, dicono sempre tutti Puoi così. gradire, guarda, non so, chissà neanche chi l'avrai mai L'ho portato. portata io perché domani è il mio compleanno. Domani quando? Domani è il 22 gennaio, ormai lo Noi stiamo registrando registreremo, che è il però. 21, sì, va bene. Comunque, cosa volete voi? Una tartina al tiramisù, una Raga, le ha mangiate tutte sfogliatina, Dani, la quindi. verità è questa. Sì, va bene, insomma. Pochi minuti, poi andremo a lavorare. Sì, va Arriverà bene. Sonico e parleremo con lui. Facciamo due Comunque, chiacchiere? sì, poi terrò anche un pasticcino, Sì, dai, lo magari. possiamo offrire. Mandiamo la sigla? Sigla, 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 sigla. sigla. Eccoci qua, Radio Bruno Extra Time. Oggi ospitiamo un giovane artista che arriva direttamente dal Veneto. Lui è Sonico. Ciao. Ciao a tutti, eccoci qua, Hai avuto Daniele. molto traffico durante il percorso dal. Allora, diciamo che è sempre una strada trafficata. Stamattina mi è andata anche bene. Andata bene. Sì, dai, in 2 ore sono Siamo arrivato. fortunati. Allora, in questa stanza noi, come Wikipedia praticamente, scriviamo la biografia dell'artista che stiamo ospitando. Tu sei giovane, quindi hai poco da scrivere, però insomma hai già parecchi contenuti da cui dobbiamo segnalarli, insomma. Ma guarda, allora, diciamo che io ho una storia molto particolare con la musica, perché il tutto parte nel 2016, che ero un ragazzino obeso, pesavo Ma non ci 110 kg. credo. È così. E cosa succede? Che praticamente giocavo a calcio, ovviamente, con gli amici, praticamente tra amici, e avevo il problema che non riuscivo a interfacciarmi con, diciamo, la parte femminile, perché Ti sentivi un mi po'. sentivo un po' come essere messo male all'interno di una serata di gala, cioè non riesci neanche a porti. Succede che sostanzialmente la musica era la mia valvola di sfogo per riuscire a, diciamo, sia agganciare qualche rapporto con le ragazze, sia anche per esprimere comunque quella che era una Un po' come ha fatto sofferenza. Tiziano Ferro, mi pare, no? Ma guarda, adesso non so nello specifico la storia di Tiziano, so che anche lui ha avuto problemi di peso, non so se lui l'abbia fatto per lo stesso motivo mio, Però insomma però. sì, anche perché poi il discorso, diciamo, i manager insistono su un certo tipo di immagine, no? Sì, Però vabbè. e diciamo che però quando sono partito io non sono partito sotto il punto di vista, diciamo, del manager che mi spingeva, sono partito un po' come ragazzo di periferia che va alle sagre. Succede che dopo aver fatto un annetto tra cover di Grignani, rock italiano e vario, è successo che ho avuto l'occasione di fare il primo singolo. E da lì poi è partita tutta un'escalation che mi ha portato fino ad oggi. Diciamo che è stato un assurdo perché nell'epoca che sono partito io e quando è venuto fuori il primo singolo nel 2018 era trap incontrastata, quindi anche nel, diciamo, mio paese, la mia città, che si voglia dire di residenza, tutti i rapper erano tutti rapper e io sono Certo. partito come pop rocker. Tu ti sentivi un po', insomma, un po' come un pesce fuor d'acqua. Sì, è un pesce fuor d'acqua, ma che in realtà ha funzionato perché, ovviamente, parlando di termini di numeri di cittadini, erano tutti, diciamo, che stavano sulle 10-15 mila visualizzazioni, che andava bene. Il mio video all'epoca mi pare raggiunse sui 60 mila e quindi partì questa sorta di come si può dire? Quando abbiamo messo la prima, ecco. Siamo iniziati a partire e dopodiché una cosa dietro l'altra mi ha portato ad oggi, ecco. Ma che tipo di musica proponi? O comunque, diciamo, tu hai parlato prima di Grignani, di quel genere pop rock. È comunque quello il tuo percorso, oppure ti preferisci magari anche andare verso la parte melodica Ma della guarda, canzone? in realtà io da un po' di anni a questa parte sto evitando un po' il cantautorato, perché secondo il mio punto di vista, per il mio modo di fare musica diventa troppo pesante. Quindi diciamo che i cantautori sono forti nel momento in cui sono i vari Grignani, sono i vari Vasco Rossi e così via, per quanto unici possono essere, però comunque quello è il cantautorato che piace. Il mio cantautorato sarebbe molto differente da loro per quanto io mi possa ispirare. Diciamo che per questo motivo sto puntando più al commerciale, a quello che è la pop dance di fatto. Ho sempre quello che è un messaggio, ma cerco di alleggerirlo il più possibile. Sono partito, come ti ho detto, nella pop rock, ma di fatto sempre alleggerendo la cosa. Dopo,
Ho provato a fare una canzone puntando proprio al vero pop rock, non ha fatto nulla a livello di numeri, è stato un flop penso epocale, salvo quando poi ha vinto il premio Lunezia e quindi lì è partita la canzone, ma di per suo era una canzone che non aveva fatto niente. E da quel momento lì, quando ho vinto Lunezia, in realtà avevo già fatto il singolo nuovo che richiamava il primo, che era Dance, di fatto. E quindi alla fine ho continuato sul percorso della pop dance. E da lì siamo arrivati ad oggi, che ancora insisto su quella che di fatto è, vuoi chiamarlo pop, vuoi chiamarlo pop rap, vuoi chiamarlo pop dance, comunque è il commerciale, e quindi sto puntando su questo. Ma tu hai iniziato diciamo in modo autodidatta come esperienza di cantante, oppure hai comunque preso lezioni, eri appassionato di musica e allora, ma hai scoperto anche la tua voce, il tuo modo di Io ho sempre amato in realtà la musica, perché considerato che io sono un amante delle canzoni, diciamo anni 60, 70, 80, perché... No, non c'è mica da vergognarsi. No, ma assolutamente. Ma perché? Perché comunque io sono nato, mio papà aveva già 45 anni, mia mamma ne aveva 39 e 40, diciamo. E la babysitter che mi seguiva da piccolo comunque ascoltava tutte quelle che erano musiche degli Equipe 84, per esempio. Mio papà andava matto per i Nomadi e mia mamma per Pupo. Quindi è per questo che poi da lì è partita la passione della musica. E quindi in realtà a me è sempre piaciuta la musica. Quando sono iniziato conoscevo un maestro, che in realtà era un maestro delle scuole elementari, che però dava anche lezioni di canto, diciamo, come hobby. E da lì è partito un po' tutto quello che è stato la musica. Chiaro, non sono partito intonato, né avevo le capacità forse di farlo da autodidatta, ma mi sono fatto aiutare, ecco. Te lo sei fatto bene, anzi. Insomma, noi adesso abbiamo scritto la biografia, tra poco ci occuperemo di presente e di futuro con Sonico, andremo in un'altra stanza, intanto ci andiamo a bere un caffè. Volentieri. Bonzi, ho bisogno di luce, perché io mi devo avere lo studio televisivo come quello di Barbara D'Urso. Perché ho scoperto poco fa che il nostro Niccolò, ovvero Sonico, ha partecipato svariate volte dalla nostra amata Carmelita. Cosa facevi là? Ma diciamo che il tutto partì in un'intervista, diciamo, abbastanza innocente. Che parlava innocente? Sì, della mia vita, così. E non ebbe chissà che risonanza. Diciamo che poi è partita tutta la, diciamo, l'escalation di puntate nel momento in cui mi hanno paparazzato con Soleil. Tu cosa facevi con Soleil? Ma in realtà tutto nasce in questa maniera qui. E noi abbiamo deciso. Ma sì, tutto nasce, certo. Ma dicono tutti così. Sì. Diciamo che avevamo deciso di andare al bar. E cioè, è stata, diciamo, un'ora normale. Però un'ora normale, dopo... segnalo, un'ora normale. Un'ora normale. Va bene. E poi il giorno dopo mi sono trovato sbattuto in mezzo alle riviste d'Italia e da lì è partito tutto quello che è. Da là ti sei divertito almeno. Beh, in realtà ti dico, cioè è stato strano perché di puntate ne ho fatte tante per via di questa storia, eppure la gente quando mi fermava per strada difficilmente mi chiedeva dell'avvenimento in sé, ma tutti mi chiedevano sempre una cosa: com'è Barbara dal vivo? Ma com'è Barbara dal vivo? A me l'hanno domandato più volte ma da dove deriva il nome Sonico? Mi hanno chiesto Barbara com'è. E ti devo dire che, adesso non so se tu la conosci, ma io sono rimasto anche bene, perché effettivamente a me sembra uguale che di persona, a me sembra uguale che da dietro lo schermo. Quindi non usa filtri? Secondo me no. Cioè, non lo segniamolo. So, sarà truccata come il 90% delle donne, però... Chissà se Barbara D'Urso guarderà questo video, no? Noi la salutiamo. Vabbè, ma è una bellissima donna, cioè, adesso oggettivamente dal vivo è veramente Barbara, una bella ti aspettiamo donna. Qui, su queste poltrone, mi raccomando, che tu non hai, assolutamente. E quindi, insomma, ti piace stare in televisione anche su riviste gossip, ma hai fatto anche le Iene? Sì, ho fatto una puntata con le Iene sulla regione più piccante d'Italia. Che per la storia di Malena, e mi hanno fatto mangiare il peperoncino più piccante del mondo, a me che trovo piccante anche il pepe. Sei morto? È stato allucinante. Cos'era, una jalapenos? Quelli verdi magari? Mi pare che si chiamasse California Reaper, una cosa del genere. Una roba come 2 milioni sulla scala che si contano queste cose, però... È stato veramente inumano mangiarlo, infatti l'ho tenuto in bocca. Quindi non l'hanno fatto per fiction, l'hanno fatto proprio davvero, te l'hanno fatto mangiare davvero? No, è stato vero, mi ha bruciato tutto per una settimana, cioè è stato un assurdo. Però in realtà mi sa che era un po' io
il bambino nella situazione, perché gli altri due che l'hanno fatto l'hanno tenuto tipo in bocca 2-3 minuti. Ingenuo. Sì, probabile. Cioè, io 30 secondi a stento arrivavano i paramedici, però è così. Ma che robe, ma che robe. E invece andando sul tuo percorso musicale, cosa ti possiamo trovare adesso? Ma allora, adesso c'ho fuori l'ultima canzone che è Faremo Notte, che è una canzone davvero strana a livello di numeri, è assurda perché comunque si blocca e parte all'improvviso di nuovo a livello di visualizzazioni e streaming, e soprattutto mi ha dato la soddisfazione / sorpresa che su circa 2 milioni e mezzo che avevamo totalizzato di visualizzazioni ad oggi tra YouTube e Spotify, un buon 30% derivi dall'estero. Non so per quale motivo, a estero parlo prettamente in realtà Stati Uniti. Dopo c'è tutta una, diciamo, fascia Finlandia e paesi che, insomma, non ho nessun tipo di come si suol dire, di promozione attiva, anzi, però è partita, e tra l'altro mi hanno informato che c'è un paese dell'America Latina che ha avuto in classifica nella top 10 di YouTube la mia canzone. Non so quale stato sia, ma c'è uno stato dell'America Latina. È una bella soddisfazione, ma scusa, ma il mercato estero è importante. Ma guarda, io mi concentro sempre di più su quello italiano, sì, perché vivo qui. Però, allora, io in realtà ho sempre apprezzato tanto anche gli stati magari dove la musica difficilmente esce, come ad esempio tanti stati balcanici hanno canzoni veramente stupende, rapper veramente forti o cantanti che siano, eppure sono canzoni che difficilmente escono dal loro territorio. Poi ci sono sempre i casi che poi sono usciti, però io li ascolto e tante volte dico: mi piacerebbe farci una canzone insieme, perché hanno un modo di cantare che è diverso da quello italiano. Con i social, con internet, i contatti sono molto più facilitati. Diciamo che sì, poi comunque anche loro, come noi, come tanti di noi, hanno comunque manager, discografiche che, insomma, hanno voce in capitolo, e quindi chiaramente non è che gli scrivo su Instagram: ciao, vuoi fare una canzone con me? E mi dice sì, va bene. Ma sai, domani. Dopo magari ti risponde, poi magari lo gira il messaggio al suo manager, insomma, comunque. Sì, diciamo che prima, dai. Ho avuto qualche contatto in realtà con rapper stranieri, famosi intendo, ne ho avuti. Dopo non si è mai concretizzato niente, però l'idea ci sarebbe, soprattutto con qualcuno dei Balcani mi piacerebbe. E invece, parlando di futuro, cosa ti riserva? Beh, innanzitutto spero di andare a pranzo. Dopodiché. Ci sono dei pasticcini, credo, avanzati. No, a parte gli scherzi, guarda, ti dirò: prima di Faremo Notte, ammetto di aver pensato che Faremo Notte sarebbe stato il mio ultimo singolo. Perché? Perché ormai la musica, per molti di noi, compreso me, è un po' come andare al casinò. Cioè, tu ti giochi una speranza e speri che le cose vadano bene. E diciamo che questo ti porta a vivere con l'ansia. L'ansia da prestazione. Sì, ma diciamoci anche una cosa. Per chi, diciamo, gli piace anche essere riconosciuto dalle persone, come non nego di essere anch'io, diciamo che quello che la musica mi dà con 100.000 visualizzazioni, per dire, a livello di riconoscimento, la televisione me lo dà con 10 secondi. Quindi c'era questa cosa qui che mi aveva messo davanti a dire: ma quindi ti devi tenere buona su lei? Ma no. Diciamo, in televisione anche per altri versi. Sì. Però così è stato. Pensavo sarebbe stato il mio ultimo singolo, perché ormai vedevo che c'era sempre un po' di dai, ma non fa così, su. Però poi ho fatto Faremo Notte, ma ha fatto 2.5 milioni di visualizzazioni. E allora, dai! Ed ecco che, perché sai, la musica è una passione, ma come tutte le cose, certo, anche il lavoro può essere una passione, ma se tu lavori e non metti in tasca soldi, non parlo ovviamente della musica, ma fai qualsiasi tipo di lavoro ma non intaschi nulla, dopo un po' non lo fai più. Perché non ci credi. Perché inizi a pensare di non piacere. La stessa cosa con la musica: se tu fai musica ma non ottieni numeri rilevanti, e dopo un po' dici: ma mi conviene? Se la gente non ti riconosce quando vai in giro, dici: ma mi conviene? Adesso io non so dirti se le visualizzazioni sono arrivate in virtù anche della televisione o meno, però comunque oggi, dopo Faremo Notte, la voglia di dire: provo a superarmi, perché so di aver fatto comunque, aver avuto dei numeri interessanti. Prima ero un po' là, perché sai, cioè, finché fai 500.000 di visualizzazioni sono tanti tra gli emergenti, ma quando poi vuoi diventare, non dico lo sfera e basta, ma comunque un cantante rilevante della scena,
vedi che i numeri sono ben diversi, cioè il milione lo vedi come minimo. E cioè, non potevo aspettarmi. Però dai, così. Un prossimo progetto, comunque la musica è ancora. Ci sarà, allora sì, sicuramente protagonista. Ci sarà, perché tra l'altro ho avuto, dopo Faremo Notte, ci sono state anche delle possibilità nuove che si sono aperte, intendo di artisti che in realtà mi hanno confessato di piacerebbe fare un singolo. Ci sono stati, intendo sempre, diciamo, persone più famose di me, e ti dirò, la mezza idea ce l'ho di fare un qualcosa. Sicuramente farò un qualcosa, adesso non so dirti se sarà un featuring, se sarà un duetto, se sarà certo. Un singolo con me e basta, però sicuramente c'è la possibilità che venga fuori un nuovo progetto. Abbiamo conosciuto Sonico e lo trovate Spotify, YouTube, Instagram eccetera eccetera eccetera, da Barbara D'Urso. Che salutiamo. Spero di tornarci, insomma, da Barbara D'Urso. Se mi chiamerai, andrò molto volentieri. È stato un piacere averti ospitato qui a Radio Bruno. Mi raccomando. È stato un piacere mio. Come si dice dalle nostre parti, fa bel. Sì, esatto. Anche dalle tue. Posso rivelarti un piccolo aneddoto prima di Dai. Chiudere? Pensati, quando sono partito, mi ricordo tanti mi dicevano: potrei essere contento quando andrai a Radio Bruno estate. E mi è venuto in mente proprio mentre venivo qui, ho detto: mamma mia, tu pensati. Quanti anni sono passati? Infatti per me è veramente un onore essere qui con voi, essere stato contattato da voi. Ma anche da parte nostra. Grazie mille e noi ci ritroviamo al prossimo video di Radio Bruno Extra Time. A presto.